Cari fratelli e sorelle, la prima lettura che è stata proclamata poc'anzi ci parla del cammino del popolo di Israele nel deserto, dopo essere fuggito dall'Egitto, passando illeso attraverso il Mar Rosso. Pensiamo a quella gente in marcia guidata da Mosè. Erano soprattutto famiglie, padri, madri, figli, nonni, uomini e donne di ogni età, tanti bambini, con i vecchi che facevano fatica. Questo popolo fa pensare alla Chiesa in cammino nel deserto del mondo di oggi, fa pensare al popolo di Dio, che per la maggior parte è composto da famiglie. Sì, questo popolo in marcia nel deserto fa pensare alle famiglie, le nostre famiglie, in cammino, sulle strade della vita, nella storia di ogni giorno. È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia. Lo sapete bene, l'aiuto reciproco, l'accompagnamento educativo, le relazioni che crescono col crescere delle persone, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. Le famiglie sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso tempo sono i mattoni, diciamo così, per costruire la società. Ritorniamo al racconto biblico. A un certo punto, abbiamo ascoltato, il popolo non sopportò il viaggio. Sono stanchi, manca l'acqua e mangiano solo la manna, un cibo prodigioso donato da Dio, ma che in quel momento di crisi sembra troppo poco. Allora si lamentano e protestano contro Dio e contro Mosè. Perché ci avete fatto partire? C'è la tentazione di tornare indietro, di abbandonare il cammino. Viene da pensare alle coppie di sposi che non sopportano il viaggio della vita coniugale e familiare. La fatica del cammino diventa una stanchezza interiore. Perdono il gusto del matrimonio. Non attingono più l'acqua dalla fonte del sacramento. La vita quotidiana diventa pesante e tante volte, come la manna, nauseante. In quel momento di smarrimento, dice la Bibbia, arrivano i serpenti velenosi che mordono la gente e tanti muoiono. Questo fatto provoca il pentimento del popolo che chiede perdono a Mosè e gli domanda di pregare il Signore perché allontani i serpenti. Mosè supplica il Signore e il Signore dà il rimedio, un serpente di bronzo appeso ad un'asta. Chiunque lo guarda viene guarito dal veleno mortale dei serpenti. Che cosa significa questo simbolo? Dio non elimina i serpenti, ma offre un antidoto. Attraverso quel serpente di bronzo fatto da Mosè, Dio trasmette la sua forza di guarigione, che
che è la misericordia, più forte del veleno del tentatore. Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si è identificato con questo simbolo. Il Padre, infatti, per amore, ha dato Lui, il Figlio unigenito, agli uomini perché abbiano la vita. E questo amore immenso del Padre spinge il Figlio, Gesù, a farsi uomo, a farsi servo, a morire per noi, a morire su una croce. Per questo il Padre lo ha risuscitato e gli ha dato la signoria su tutto l'universo. Così si esprime l'inno della lettera di San Paolo ai Filippesi. Chi si affida a Gesù crocifisso riceve la misericordia di Dio, che guarisce dal veleno mortale del peccato. Il rimedio che Dio offre al popolo di Israele vale anche in particolare per gli sposi che non sopportano il cammino e vengono morsi dalle tentazioni dello scoraggiamento, della infedeltà, della regressione, dell'abbandono. Anche a loro Dio Padre dona il suo Figlio Gesù, non per condannarli, ma per salvarli. Se si affidano a Lui, li guarisce con l'amore misericordioso che sgorga dalla sua croce, con la forza di una grazia che rigenera e rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare. L'amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. L'amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme, perché questo è il matrimonio, il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. È la reciprocità delle differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti, lo sapete bene. Non è così, non sarebbe umano. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma questa è la vita. E in mezzo a questa teologia che ci dà la parola di Dio sul popolo in cammino, anche sulle famiglie in cammino, sugli sposi in cammino, un piccolo consiglio che Papa Francesco non si stanca mai di ripetere. Dice il Papa: è normale che gli sposi litighino, è normale, sempre si fa, ma vi consiglio, mai finire la giornata senza fare la pace, mai. È sufficiente un piccolo gesto e così si continua a camminare. Il matrimonio, prosegue il Papa, è simbolo della vita reale, non è una fiction. È il sacramento dell'amore di Cristo e della Chiesa, un amore che trova nella croce la sua verifica e la sua garanzia. Domanda che spiega un po' anche questa lettura particolare della parola di Dio che è stata oggi proclamata. Domanda: e se un matrimonio va irrimediabilmente alla rovina, alla deriva, viene forse meno l'azione misericordiosa di Dio? No, come chiaramente afferma Papa Francesco al capitolo 8 dell'esortazione apostolica post-sinodale del 2016 Amoris Laetitia. Permettetemi allora
di approfittare di questa celebrazione per comunicare che a breve verrà pubblicato un documento dell'ufficio della pastorale familiare della nostra diocesi, un documento datato non casualmente 14 settembre, un documento dal titolo, capite quello che ho fatto per voi, orientamenti pastorali per accompagnare, discernere e integrare nella vita di comunità persone separate o divorziate in nuova unione. Leggetelo con attenzione. È un documento breve e chiaro, che nasce dal desiderio evangelico che ogni persona, in qualunque situazione si trovi, accolta nella Chiesa e accompagnata dalla Chiesa con cuore materno, possa riscoprire la gioia del dono della fede illuminato dall'amore. Cari fratelli e sorelle, buona festa dell'esaltazione della Santa Croce, segno supremo dell'amore del Figlio del Padre per ciascuno di noi. Amen. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura, l'avete sentito quando è stata proclamata, ci parla del cammino del popolo di Israele nel deserto. Dopo essere fuggito dall'Egitto, dal dominio del Faraone, passando illeso attraverso il Mar Rosso. Pensiamo a quella gente in marcia, guidata da Mosè. Erano soprattutto famiglie, padri, madri, figli, nonni, uomini e donne di ogni età, tanti bambini, con i vecchi che facevano fatica. Questo popolo fa pensare alla Chiesa in cammino nel deserto del mondo di oggi. Fa pensare al popolo di Dio, che per la maggior parte è composto da famiglie. Proprio così, questo popolo in marcia nel deserto fa pensare alle famiglie, le nostre famiglie, in cammino sulle strade della vita, nella storia di ogni giorno. È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia, l'aiuto reciproco, l'accompagnamento educativo, le relazioni che crescono con il crescere delle persone, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. Le famiglie, lo sapete bene, sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso tempo sono i mattoni per la costruzione della società. Ritorniamo al racconto biblico. A un certo punto, dice l'autore del libro dei Numeri, il popolo non sopportò il viaggio. Sono stanchi, manca l'acqua e mangiano solo manna, un cibo prodigioso donato da Dio, ma che in quel momento di crisi sembra troppo poco. Allora si lamentano e protestano contro Dio e protestano contro Mosè. Perché ci avete fatto partire? C'è la tentazione di tornare indietro, di abbandonare il cammino. Viene da pensare alle coppie di sposi che
non sopportano il viaggio. Il viaggio della vita coniugale e familiare. La fatica del cammino diventa una stanchezza interiore. Perdono il gusto del matrimonio. Non attingono più l'acqua dalla fonte del sacramento. La vita quotidiana diventa pesante e tante volte nauseante, proprio come la manna. In quel momento di smarrimento, dice la Bibbia, arrivano i serpenti velenosi che mordono la gente e tanti muoiono. Questo fatto provoca il pentimento del popolo di Israele, che chiede perdono a Mosè e gli domanda di pregare il Signore perché allontani i serpenti. Mosè supplica il Signore e il Signore dà un rimedio: un serpente di bronzo appeso ad un'asta. Chiunque lo guarda viene guarito dal veleno mortale dei serpenti. Che cosa significa questo simbolo? Dio non elimina i serpenti, ma offre un antidoto. Attraverso quel serpente di bronzo fatto da Mosè, Dio trasmette la sua forza di guarigione, che è la sua misericordia, più forte del veleno del tentatore. Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si è identificato con questo simbolo. Il Padre, infatti, per amore ha dato Lui, il Figlio unigenito, agli uomini perché abbiano la vita. E questo amore immenso del Padre spinge il Figlio Gesù a farsi uomo, a farsi servo, a morire per noi e a morire sulla croce. Per questo il Padre lo ha risuscitato e gli ha dato la signoria su tutto l'universo. Così si esprime l'inno della lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Chi si affida a Gesù crocifisso riceve la misericordia di Dio, che guarisce dal veleno mortale del peccato. Il rimedio che Dio offre al popolo di Israele vale anche in particolare per gli sposi che non sopportano il cammino e vengono morsi dalle tentazioni dello scoraggiamento, della infedeltà, della regressione, dell'abbandono. Anche a loro Dio Padre dona il suo Figlio Gesù, non per condannarli ma per salvarli. Se si affidano a Lui, li guarisce con l'amore misericordioso che sgorga dalla sua croce, con la forza di una grazia che rigenera e rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare. L'amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. L'amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme, perché questo è il matrimonio, il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. È la reciprocità delle differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti, non sarebbe umano. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma questa è la vita. E in mezzo a questa teologia che ci dà la parola di Dio sul popolo in cammino, anche sulle famiglie in cammino, sugli sposi in cammino, un piccolo consiglio
che Papa Francesco non si stanca mai di ripetere, dice il Papa. È normale che gli sposi litighino, è normale, sempre si fa, ma vi consiglio mai finire la giornata senza fare la pace, mai. È sufficiente un piccolo gesto e così si continua a camminare. Il matrimonio, continua il Papa, è simbolo della vita reale, non è una fiction. È sacramento dell'amore di Cristo e della Chiesa, un amore che trova nella croce la sua verifica e la sua garanzia. Domanda che spiega anche la lettura che ho fatto della parola di Dio questa sera. Domanda: e se un matrimonio va irrimediabilmente alla deriva, alla rovina, viene forse meno l'azione misericordiosa di Dio? No. Come chiaramente afferma Papa Francesco al capitolo 8 di Amoris Laetitia, permettetemi allora di approfittare di questa celebrazione per comunicare che a breve verrà pubblicato un documento dell'ufficio della pastorale familiare della nostra diocesi, un documento che reca la data proprio del 14 settembre, un documento intitolato "Capite quello che ho fatto per voi? Orientamenti pastorali per accompagnare, discernere e integrare nella vita di comunità persone separate o divorziate in nuova unione". Leggetelo con attenzione. È un documento breve e chiaro che nasce dal desiderio evangelico che ogni persona, in qualunque situazione si trovi, accolta nella Chiesa ed accompagnata dalla Chiesa con cuore materno, possa riscoprire la gioia del dono della fede illuminato dall'amore. Cari fratelli e sorelle, buona festa della esaltazione della Santa Croce, segno supremo dell'amore del Figlio e del Padre per ciascuno di noi. Amen. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura che è stata proclamata ci parla del cammino del popolo di Israele nel deserto, dopo essere fuggito dall'Egitto, dalla schiavitù del Faraone, passando illeso attraverso il Mar Rosso. Pensiamo a quella gente in marcia, guidata da Mosè. Erano soprattutto famiglie, padri, madri, figli, nonni, uomini e donne di ogni età, tanti bambini, con i vecchi che ovviamente facevano fatica. Questo popolo fa pensare alla Chiesa in cammino nel deserto del mondo di oggi. Fa pensare al popolo di Dio, che per la maggior parte è composto da famiglie. Proprio così, questo popolo in marcia nel deserto fa pensare alle famiglie, le nostre famiglie, in cammino sulle strade della vita, nella storia di ogni giorno. È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia, l'aiuto reciproco, l'accompagnamento educativo, le relazioni che crescono con il crescere delle persone,
la condivisione delle gioie e delle difficoltà. Le famiglie sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso tempo sono i mattoni per la costruzione della società. Ma ritorniamo al racconto biblico. A un certo punto abbiamo ascoltato: il popolo non sopportò il viaggio. Sono stanchi, manca l'acqua e mangiano solo manna, un cibo prodigioso, donato da Dio, ma che in quel momento di crisi sembra troppo poco. Allora si lamentano e protestano contro Dio, protestano contro Mosè. Perché ci avete fatto partire? C'è la tentazione di tornare indietro, di abbandonare il cammino. Viene allora da pensare alle coppie di sposi che non sopportano il viaggio della vita coniugale e familiare. La fatica del cammino diventa una stanchezza interiore. Perdono il gusto del matrimonio, non attingono più l'acqua dalla fonte del sacramento. La vita quotidiana diventa pesante e tante volte, come la manna, nauseante. In quel momento di smarrimento, dice la Bibbia, arrivano i serpenti velenosi che mordono la gente e tanti muoiono. Questo fatto provoca, come sempre, il pentimento del popolo, che chiede perdono a Mosè e gli domanda di pregare il Signore perché allontani i serpenti. Mosè supplica il Signore e il Signore dà il rimedio: un serpente di bronzo appeso ad un'asta. Chiunque lo guarda viene guarito dal veleno mortale dei serpenti. Che cosa significa questo simbolo? Dio non elimina i serpenti, ma offre un antidoto. Attraverso quel serpente di bronzo fatto da Mosè, Dio trasmette la sua forza di guarigione, che è la sua misericordia, più forte del veleno del tentatore. Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si è identificato con questo simbolo. Il Padre, infatti, per amore, come ricordavo all'inizio, ha dato Lui, il Figlio unigenito, agli uomini perché abbiano la vita. E questo amore immenso del Padre spinge il Figlio, Gesù, a farsi uomo, a farsi servo, a morire per noi e a morire su una croce. Per questo il Padre lo ha risuscitato e gli ha dato la signoria su tutto l'universo. Così si esprime l'inno contenuto nella lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Chi si affida a Gesù crocifisso riceve la misericordia di Dio che guarisce dal veleno mortale del peccato. Il rimedio che Dio offre al popolo vale anche in particolare per gli sposi. Poi capirete il perché ritorno su questo argomento, faccio questa lettura della parola di Dio che è stata oggi proclamata. Il rimedio che Dio offre al popolo vale anche in particolare per gli sposi che non sopportano il cammino e vengono morsi dalle tentazioni dello scoraggiamento,
della infedeltà, della regressione, dell'abbandono. Anche a loro Dio Padre dona il suo Figlio Gesù, non per condannarli, ma per salvarli. Se si affidano a Lui, li guarisce con l'amore misericordioso che sgorga dalla sua croce, con la forza di una grazia che rigenera e rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare. L'amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. L'amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme, perché questo, e lo sapete meglio di me, è il matrimonio, il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. È la reciprocità delle differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti, non sarebbe umano. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte conflittuale, ma questa è la vita. E in mezzo a questa teologia che ci dà la parola di Dio sul popolo in cammino, anche sulle famiglie in cammino, sugli sposi in cammino, un piccolo consiglio che Papa Francesco non si stanca di ripetere, dice il Papa: è normale che gli sposi litighino, è normale, sempre si fa, ma vi consiglio, mai finire la giornata senza fare la pace, mai. È sufficiente un piccolo gesto e così si continua a camminare. Il matrimonio, prosegue il Papa, è simbolo della vita reale, non è una fiction. È sacramento dell'amore di Cristo e della Chiesa, un amore che trova nella croce la sua verifica e la sua garanzia. Domanda. Ecco un po' spiegata la tipologia di lettura che ho fatto della parola di Dio. Domanda. E se un matrimonio va irrimediabilmente alla deriva, viene forse meno l'azione misericordiosa di Dio? No, come chiaramente afferma Papa Francesco al capitolo 8 dell'esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia. Permettetemi allora di approfittare di questa celebrazione per comunicare che a breve verrà pubblicato un documento dell'Ufficio della Pastorale Familiare della nostra diocesi dal titolo Capite quello che ho fatto per voi, orientamenti pastorali per accompagnare, discernere e integrare nella vita di comunità persone separate o divorziate in nuova unione. Leggetelo con attenzione. È un documento breve e chiaro che nasce dal desiderio evangelico che ogni persona, in qualunque situazione si trovi, accolta nella Chiesa ed accompagnata dalla Chiesa con cuore materno, possa riscoprire la gioia del dono della fede illuminato dall'amore. Cari fratelli e sorelle, buona festa del Santo Cristo, buona festa della croce, segno supremo dell'amore del Figlio e del Padre per ciascuno di noi.